caratteri cinesi hanno una storia lunghissima, stimabile in diverse migliaia di anni. I reperti a nostra disposizione fanno risalire al secondo millennio avanti Cristo le prime incisioni su ossa oracolari. Questi primi pittogrammi erano dei semplici disegni che volevano rappresentare soprattutto l'uomo, le sue azioni e la natura che lo circondava. Vediamo alcuni esempi. Montagna, acqua, fuoco, uomo, capra. Con il passare del tempo, le forme delle originarie incisioni subiscono un graduale ma profondo processo di semplificazione e di stilizzazione. Ecco le modifiche. Con l'uso del pennello e dell'inchiostro, le linee divengono più essenziali, ridotte a pochi tratti. Il tratto è l'elemento grafico base della scrittura cinese. Sono stati codificati 36 tratti, tramite i quali è possibile scrivere qualsiasi carattere. In pratica, solo 6 di essi sono fondamentali. Tutti gli altri ne sono varianti, modifiche o combinazioni. Ecco i 6 tratti fondamentali: orizzontale, verticale, discendente a sinistra, discendente a destra, verticale con gancio, punto. La calligrafia può essere considerata una forma di pittura astratta. Anche senza conoscere il significato dei caratteri, si può percepire il loro misterioso messaggio di bellezza e armonia. La forma primitiva, un copricapo con corna per incutere timore, 2 braccia, il potere esecutivo, la bocca, il potere legislativo. Varianti grafiche dello stesso carattere. Cambia la forma, non il contenuto. Modifica di uno scriba che vide 2 mani al posto del copricapo. Un altro scriba, per amore di semplicità, sostituì una delle mani con una linea. Nel 221 a.C. l'unificazione della Cina portò anche l'unificazione di questi vari e sparsi stili di scrittura. Nacque così lo stile piccolo sigillo. Con esso furono regolamentati il modo di scrivere, le dimensioni e le spaziature dei circa 3.300 caratteri allora esistenti. Poco tempo dopo, un'ulteriore decisiva semplificazione, lo stile detto dei funzionari, più sintetico e più veloce da scrivere. Durante questo periodo avvennero profonde modifiche nei mezzi di scrittura. Dal bastoncino cavo di bambù in cui defluiva l'inchiostro si passò allo stilo a punta fibrosa. Intorno all'inizio della nostra era divenne comune l'uso del pennello e della carta e la scrittura subì ulteriori modifiche. Abbreviando i tratti e seguendone per così dire le linee di forza, vediamo lo stesso carattere nello stile Gyosho e nello stile Sosho. Ecco infine il carattere principe nello stile Kaisho.
pittogrammi e indicativi. Sono i primi segni comparsi e indicano direttamente l'oggetto da rappresentare. Esempio, carattere terra. La linea verticale rappresenta ciò che cresce sopra e sotto la superficie terrestre. Il carattere in rosso è scritto nello stile sigillo, quello in nero nello stile kaisho. Fiume. Un grande corso d'acqua formato da altri più piccoli. Albero, con radici e fronde. Donna, figura femminile in posizione seduta. Bambino, figura rappresentata da un neonato. Cuore, con ventricoli e arteria principale. Cancello, con le due ante. I numeri 1 e 2 e le locuzioni sopra e sotto. Per ampliare la lingua scritta, vennero creati nuovi caratteri, i composti logici o ideogrammi. Sono la composizione di due o più pittogrammi e vogliono rappresentare l'idea che questa composizione suggerisce. Esempio, la parola buono, piacere, bene è formata da donna e bambino. La parola foresta è formata da albero e albero. Pittogrammi e ideogrammi non bastavano a rappresentare tutti i concetti che una lingua necessita. Fu allora introdotta una specie di scrittura fonetica composta di due parti. Una parte, detta determinativo o radicale, indica o suggerisce il significato del carattere da rappresentare. L'altra, detta fonetica, ne indica o suggerisce la pronuncia. Esempio, la parola oceano, yang, è formata da acqua, che ne determina il significato, e da yan, capra, che presta la fonetica. Il significato della parte fonetica non ha necessariamente relazione con quello del carattere. La funzione fondamentale della parte fonetica è quella di indicare la pronuncia. Altri esempi. Fondere, yan, è formato da fuoco, che ne determina il significato, e da yan, fonetico. Malinconia, men, è formato da cuore, determinativo, e da men, cancello, fonetico. In teoria, ogni carattere, sia pittogramma che ideogramma, può essere usato come determinativo o come fonetico. In pratica, nella lingua cinese, sono stati scelti circa 220 determinativi e circa 1000 fonetici. La posizione di base per praticare la calligrafia è quella seduta sulle gambe, con la schiena diritta e il corpo rilassato. La respirazione è regolare.
Si prepara l'inchiostro sfregando il bastoncino di china sulla pietra contenente acqua. Questa operazione ha inoltre lo scopo di trovare il giusto orientamento mentale e di predisporre alla necessaria concentrazione. Si prende il pennello, lo si tiene leggermente come se nell'incavo della mano si tenesse un uovo, lo si tiene verticale e lo si sposta un paio di volte avanti e indietro tenendo il gomito orizzontale. Si intinge il pennello nella vaschetta, si elimina l'inchiostro eccedente e si tracciano liberamente alcune linee orizzontali e verticali di vario spessore, con la punta del pennello che si sposta nella direzione della traccia. Si entra, ci si sposta, si esce. Si entra, ci si sposta, si esce senza soluzione di continuità. E si osserva la relazione che intercorre tra la pressione del pennello e la traccia lasciata sul foglio. Ora si entra in direzione leggermente inclinata, ci si sposta, si esce. Ora si entra, ci si sposta sfiorando il foglio e si esce. Adesso, regolando opportunamente la pressione, il tratto orizzontale. Per il tratto verticale si eseguono le stesse operazioni.
Il carattere 2. Si traccia il primo tratto orizzontale leggermente obliquo e di spessore abbastanza uniforme. Con la stessa inclinazione si traccia il secondo tratto orizzontale. Il primo tratto è circa la metà del secondo. Il carattere terra. Le due linee orizzontali sono eseguite come il carattere 2. La verticale le taglia a metà ed è tagliata a metà dalla prima orizzontale. Tratto discendente a sinistra. Per tre quarti si traccia come la verticale. L'ultimo quarto va a decrescere. La punta del pennello gira verso sinistra. Carattere fiume. Tratto discendente a destra. Si aumenta gradatamente la pressione e poi si ruota un poco il pennello a destra, completando il carattere. Carattere uomo. La discendente a sinistra inizia subito ad essere inclinata. Poi si esegue la discendente a destra. Carattere albero. L'orizzontale, leggermente obliqua, è tagliata a metà dalla verticale. La parte superiore della verticale è circa metà della parte inferiore ed è circa uguale a metà orizzontale. È importante non bloccare il movimento del pennello, anche quando questo non è in contatto con il foglio. L'energia è sempre presente, anche se si manifesta solo all'atto della scrittura. Tutto è eseguito in modo armonico e senza interruzione. Thank you.
Sì, no. Ancora non c'è acqua, quindi sangue.